Alla vigilia del 1° maggio la regione Abruzzo celebra il 61,33% degli occupati nel 2023 rispetto al 58,42% dell'anno precedente. Una crescita costante se si considerano i numeri anche del 2021, che segna un dato positivo per le donne nel lavoro, 52% rispetto al 47,52% del 2022. Dato che, hanno spiegato il presidente Marco Marsilio e l'assessora al ramo Tiziana Magnacca, avvicina la regione agli obiettivi dell'Unione Europea in tema di empowerment femminile. I numeri sono stati resi noti a Pescara nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sala riunioni della sede dell'assessorato al lavoro in via Passolanciano, alla presenza anche della direttrice del dipartimento Renata Durante. Con questo dato dell'occupazione generale, l'Abruzzo si avvicina alla media nazionale, che è al 61,8%, e l'assessora Magnacca attribuisce il merito ai suoi predecessori e al supporto dato ai contratti a tempo indeterminato. I contratti a tempo indeterminato sono cresciuti e abbiamo invertito la tendenza alla crescita dei contratti a tempo determinato, grazie anche alle politiche della Giunta Marsilio, che ha fortemente incentivato le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Un focus è stato acceso sulla tecnologia in un periodo in cui la transizione digitale, in tandem con quella ambientale, pone sfide importanti all'Italia. La regione Abruzzo vuole stare al passo. Nota dolente, le morti e gli infortuni sul lavoro. Entro l'inizio di giugno un nuovo bando da parte della regione Abruzzo per la formazione sulla sicurezza, e per Marsilio questa è una priorità. Si segna più del 5, quasi il 5,5% di donne occupate in più, occupazione in crescita per tutto l'Abruzzo, che significa portare l'Abruzzo di fatto ad allinearsi alla media nazionale. Poi certo c'è ancora molto lavoro da fare, soprattutto sul tema della sicurezza, perché i dati invece sulla sicurezza sono negativi. L'ultimo anno è stato un brutto anno da questo punto di vista. Dobbiamo capire se si tratta di sfortunati episodi o se c'è un problema strutturale.